Allora, Mario Tozzi è il primo ospite della rassegna di divulgazione scientifica Dialoghi di Scienza organizzata da Sardegna Ricerche. Oggi parliamo del futuro dell'energia a livello planetario, di scenario. Ma prima di pensare a come sarà il futuro, dobbiamo pensare a come è il presente e come stiamo vivendo questa transizione difficile dall'era dei combustibili fossili a quelli invece rinnovabili. Eh beh, il punto è proprio questo, perché il futuro un pochino lo possiamo delineare, cioè, almeno ci si può provare, pensare all'idrogeno, pensare all'uso delle rinnovabili esteso soprattutto come decentramento, però non ci siamo ancora e anche se ci sono pezzi di questa realtà futura che si stanno componendo, noi siamo ancora belli pieni dentro l'era del carbone e del petrolio. E diventiamo sempre più insofferenti a questa era perché giustamente ci fa inquinare, danneggia la salute, provoca vantaggi ai soliti noti, però siamo ancora dentro. Dunque, in questa era di transizione quello che si può fare è far lavorare l'innovazione e la ricerca perché trovino strade alternative, nonostante le grandissime resistenze di chi su questa roba guadagna un sacco di soldi, diciamo chiaramente, e non la molla. Uno dei motivi principali per cui non ci si sposta è proprio perché il profitto su questi asset è garantito per tutto il tempo in cui durerà il petrolio oppure il carbone. E quello che possiamo fare nel frattempo è invece cercare di comprendere quali sono gli aspetti culturali che ci dovrebbero portare a superare questo, perché siamo stati per tanto tempo presi dalla domanda quando finirà il petrolio, quanto durerà, oppure adesso poi si parla di quando finirà il petrolio convenzionale, quello che costa poco, no, ma queste sono domande interessanti ma non giuste. La vera domanda è quant'è che saremo stufi di sopportare l'inquinamento, le morti di tumore e il disastro ambientale di tirare fuori, raffinare e commercializzare petrolio? Questa è la vera domanda. E la risposta è subito, no, non ne possiamo più. Dunque, sfruttando anche questa specie di impulso verso una società futura e ricordando che l'età della pietra è finita, pure se le pietre ci sono ancora, forse possiamo liberarci di questa schiavitù in tempi brevi. Delineare un futuro che abbia un vettore energetico diverso da quello elettrico in senso stretto, potrebbe essere l'idrogeno, ne abbiamo parlato più volte, purché sia prodotto per via rinnovabile, perché se viene prodotto carbone e petrolio stiamo sempre lì, ma soprattutto un'era in cui il risparmio e l'efficienza facciano da supporto a una nuova diffusione delle energie rinnovabili anche del futuro, quelle con quei pannelli che funzionano pure di notte perché sfruttano l'infrarosso, oltre alla gamma visibile. Quella con i pannelli fatti di plastica, non più di silicio, dunque meno inquinanti, di recupero, eccetera. Insomma, quella su cui molti ricercatori, anche italiani, lavorano e che spero possano avere soddisfazione nel vedere i loro brevetti diffusi a scala anche internazionale nel prossimo futuro. Ecco, qualche anno fa si parlava di rinnovabili sempre in maniera abbastanza visionaria, futuribile, in termini di ricerca d'avanguardia o anche in maniera banalmente etica, nel senso dobbiamo creare le rinnovabili per creare un mondo migliore. Da qualche anno a questa parte qualcosa è cambiato perché le rinnovabili hanno cominciato a diventare anche una prospettiva di business per molte aziende e per questo adesso stiamo vedendo anche il loro sviluppo. Ecco, questo funziona così, effettivamente, è sempre il profitto che sposta queste cose, per cui diventa importante da un punto di vista anche sociale, forse pure politico, quando c'è un guadagno sopra. E fino adesso non era possibile perché costavano tanto gli impianti rinnovabili del passato e non venivano incentivati. E invece adesso il sistema degli incentivi, pur con qualche difetto che abbiamo visto, no? Ha portato a costruire troppe turbine eoliche, troppi impianti fotovoltaici in posizioni dove non dovevano stare, ma insomma, fatta la tara sui difetti, la tecnologia più semplice, l'abbassamento dei prezzi, la capacità di farsene da solo, il decentramento energetico che corrisponde alle rinnovabili, beh, questi sono aspetti importanti per il futuro, anche visto e considerato che su questo si può sviluppare un volume d'affari significativo. In questo l'Italia pure ha pure recuperato, perché tradizionalmente da noi si diceva che l'Italia non c'ha i pannelli solari che c'ha la Germania, era vero. Adesso non più, negli ultimi 2 anni l'Italia ha superato di nuovo la Germania, produce come paese del sole più pannelli in pianta, più che produce più pannelli che altrove. Dunque vuol dire che da questo punto di vista la questione si è compresa. E le rinnovabili del futuro sono concretamente quelle che già conosciamo e sono un passo un po' più là quelle nuove che dicevamo prima, con nuovi materiali ancora più compatibili ecologicamente, più convenienti e più efficienti, perché un po' il problema delle rinnovabili è questo, insomma, non avere un'efficienza paragonabile, una continuità paragonabile all'approvvigionamento fossile. La Sardegna, come spesso accade, alle volte si propone come anche laboratorio di sperimentazione. Per esempio, abbiamo visto anche questa grandissima serra fotovoltaica che può essere un esempio. Ecco, quello l'esempio di Sushofu a Villa Sora è interessante perché intanto rappresenta un grosso capitale di investimenti stranieri in Sardegna e questo c'ha senso perché se arrivano gli indiani,
tra i maggiori produttori di pannelli al mondo, insieme con la General Electric, che in Italia non investiva, credo, da mezzo secolo, forse ti può far pensare a un'inversione di tendenza in un impianto che è fatto come deve essere fatto, cioè non è uno specchietto per la lode, non si mettono i pannelli a terra, si mettono sulle serre, ma dentro le serre si coltiva sul serio, non è che si lasciano vuote. E addirittura si arriva al vantaggio quasi paradossale che con tutta quell'energia che produci gratuitamente non guadagni sulla vendita di quel kilowattora lì, ma sul prodotto agricolo di pregio che hai riprodotto dentro la serra stessa, in particolare i carciofi e certi tipi di rose che fanno proprio lì. Questo porta intanto con uno sviluppo di manodopera locale anche importante nell'ordine delle decine di unità dove i paesi sono piccoli, e poi porta soprattutto la capacità di questi impianti di essere autosufficienti, ecologicamente compatibili e totalmente a chilometri zero come energia e come produzione di cibo. Dunque direi che questa è una delle vie e per fortuna qui le condizioni climatiche permettono di essere all'avanguardia, meno male, una volta tanto. Sole e vento non ci manca. No. Grazie a Mario Tozzi. Grazie a voi.